Grande Viviani, ha vinto Viviani. Allora, dovete vedermi perché avevo il computer con la corsa di qua, no? Il campionato italiano di qua e il mondiale di là, quindi cercavo di dividere lo sguardo, no? E cazzarola, grande Viviani, non me lo sarei mai aspettato. Grande, grande corsa, studiata bene la gara dalla sua squadra, clamoroso, veramente. Cioè, poi una corsa dove tutti si aspettavano il big, no? Si aspettavano Nibali, ma si aspettavano ad esempio Ulissi, cioè Viviani non hanno menzionato nessuno, nessuno l'ha menzionato. Sì, questo è forte, ha vinto 4 tappe al Giro d'Italia quest'anno. Se non hai visto le tappe del Giro d'Italia, vai a vedere. Grande, grandissimo, grandissimo, bello, bello, bello. Bravo Viviani, guarda, sono contento, l'arrivo poi in volata sta diventando veramente terribile Viviani. Attenzione perché zitto, zitto, 4-4, qua sta diventando veramente un corridore assurdo, assurdo. Attenzione anche per i mondiali, un Viviani così è fenomenale, ragazzi. Finalmente abbiamo un corridore velocista a livello internazionale, che erano anni che non ci avevamo. Insomma, mi piacerebbe dopo Viviani, dopo comunque, dopo aver vinto le Olimpiadi, dopo aver vinto delle classiche. Dopo aver vinto il Giro d'Italia a punti, ormai il ciclamino, adesso vince il campionato italiano e adesso aspettiamo che magari la sorpresa, ci fa la sorpresa anche pure qualche sorpresa al tour perché la classe non gli manca e staremo a vedere poi anche oltre che al tour chiaramente che cosa farà nelle altre gare internazionali, tra cui il mondiale, perché sinceramente credo che abbia lui e Nibali hanno avuto tutte le carte in regola per far bene. Quindi l'Italia per una volta porta dei corridori, secondo me, dopo anni a poter vincere. Poi non è detto che vincerà, però potrà vincere. E niente, ragazzi, io sono contento perché tifo Viviani e poi Juventino, quindi cioè, c'è un punto in più a suo favore. E ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!